Allora, sono Michele D'Algon, eh, sono un eh, gioielliere e designer, vi parlo dal mio studio, eh, negozio di Campo San Polo, sono 25 anni che faccio questo mestiere e il mio percorso è stato quello di partire dall dalla storia dell'arte, dall'arte orafa, arrivando fino ad oggi al design eh, inteso come eh, progettazione di, eh, di interni. Nel eh, 2019 ho avuto la fortuna di incontrare Cleto Munari, con il quale stiamo lavorando su un progetto di Alessandro Mendini e eh, contestualmente, visitando eh, delle grotte eh, preistoriche, vedi dei, dei segni, segni all'interno, eh, delle tracce eh, segnate dagli antichi all'interno di alcune grotte e che erano dei segni molto minimalisti, molto puliti. E lì mi ebbi una folgorazione, chiamai il mio tappezziere e gli dissi: Guarda, io vorrei fare eh, questo, questo tipo di eh, luncheon, questo salottino, e deve essere una cosa che deve eh, richiamare Scarpa e tutto il periodo fantastico del design italiano. Il tavolino doveva essere l'elemento centrale che unisse tutto eh, l'insieme. E eh, passando per il canale Grande vidi vi una bricola. Pensai di sdoppiarla, la vidi sdoppiata sdo, e capovolta una sopra l'altra, e, e nacque Venice, il tavolino che eh, rappresenta le bricole eh, unite e contrapposte che sostengono il vetro fatto a forma di barca e allora mi, eh, mi ricordai di un artigiano eh, che lavorava per, per un'azienda di Murano che aveva fatto un brevetto mondiale eh, per depositare dell'oro 24 carati sul ferro chiamai il mio tappeziere e da lì eh, cominciai a elaborare tutto il salottino con questo tipo di finitura e da lì nacque no, Alchimia per me design per tutti significa... Democrazia, cioè significa rendere una cosa bella e capibile a tutti. Eh, il design industriale è basato sul fatto di fare un oggetto riproducibile in serie. E, per me, invece, il design, inteso come eh, elemento eh, di, eh, di bellezza, è quella cosa che mi dà un'emozione. Quindi, il design per tutti, eh, a mio parere, è un oggetto che possa eh, essere bello e capibile a tutti per tutti.